Salve a tutti, benvenuti in questo video un po' speciale che facciamo oggi perché oggi è il 18 ottobre. Per chi non lo sapesse, il 18 ottobre è l'anniversario della morte di un personaggio storico che ha avuto una certa rilevanza ai suoi tempi, cioè di Lucio Elio Seiano. E proprio per questo, siccome sia io che il mio amico Giacomo siamo dei grandi appassionati di questo personaggio, abbiamo deciso di fare un video a riguardo, anche e soprattutto perché i video di divulgazione sono i più visti di questo canale. Infatti quello che ho fatto su Dante ha avuto meno visualizzazioni di tutti. Ma chiusa questa parentesi, iniziamo con il video. Prego. Allora, salve a tutti, io sono Giacomo, sono un bro di Filippo, diciamo, quindi sono stato invitato oggi di a fare questa piccola Qualità di discussione. esperto. Esperto, beh, io studio archeologia alla Sapienza, quindi cerco di occuparmi di queste cose, chiaramente io non sto ancora studiando, non sono nessuno, non sono un divulgatore, non sono nessuno, però cerco di orientarmi in base Certo, più a... di me Vabbè, comunque. però comunque non sono nessuno, quindi non sono No, un'autorità, sono appunto uno studente di archeologia, quindi cerco di orientarmi in base a quello che sappiamo, quello che possiamo sapere. Allora, Seiano, questo nome potrebbe non dire molto alle persone che stanno ascoltando. beh, magari a qualcuno che abita in zona Giulio Agricola, verso Esatto. il Parco degli Acquedotti, San Policastro, C'è via forse Lucio Elio Seiano, console romano, sotto immancabilmente, come tutte le vie della zona praticamente. Seiano, detto molto brevemente, era il prefetto del pretorio che fu attivo sotto l'imperatore Tiberio, sul principe Tiberio, tra il 14 e il 31 d.C. Ora, si potrebbe discutere tantissimo perché la storia di Seiano, di Tiberio, ha una coté politica e istituzionale veramente suprema, immensa, che molta gente, infatti, legge la storia di Tiberio Seiano, pensa a una mera storia di un ministro ambizioso, di un tiranno recluso. In realtà è più sfaccettata e articolata di così, anche in base alle nostre fonti principali, che chiaramente sono Tacito, soprattutto, per meriti letterari, meriti anche, diciamo, storici relativamente parlando, è quello superiore a tutti. Abbiamo anche Svetonio, abbiamo Cassiodione, la fonte più tarda che abbiamo tra le quattro fonti principali, e abbiamo anche la Leva d'Ercolo, che è la fonte, cioè, contemporanea a Seiano, che anzi di questi quattro è l'unico che ne parla in toni di elogio, chiaramente. la nostra passione per questo personaggio è venuta, diciamo, in tempi diversi, ma comunque si è andata coincidendo soprattutto in alcuni nostri progetti che abbiamo realizzato diversi anni fa, quali dei filmati amatoriali e anche dei libri che abbiamo scritto, di cui parleremo approfonditamente nella seconda parte di questo video, perché sia io che lui siamo stati grandemente ispirati da questo personaggio, tanto da produrre delle opere letterarie. Insomma, poi ovviamente la letterarietà delle opere potrà essere solo giudicata dai vostri, però comunque abbiamo prodotto questi testi di cui appunto parleremo. Peraltro, ho cominciato a interessarmi a Seiano e poi in generale a tutta la corte tiberiana, quindi Tiberio, l'aristocrazia dell'epoca, i familiari, la Domus Augusta di Tiberio, attorno, diciamo, al 2015, quando ascoltai un'opera, che poi è diventata la nostra veramente opera preferita per questo motivo, L'esule di Roma di Gaetano Donizetti, che parla, è una storia assolutamente di fantasia, è basato su un dramma dell'ottocentesco di Marchionni, se non sbaglio, che però prende come riferimento storico il periodo della supremazia di Seiano, sostanzialmente. Non parla di eventi strettamente storici, ma come sfondo storico ci sta la figura di Seiano, che tra l'altro non appare mai in scena, ma è continuamente citato ed è sostanzialmente una sorta di antagonista dietro le quinte dell'opera. A me, non so perché, questa figura mi ha immediatamente attratto, anche come quella di Tiberio, e andando lentamente, molto lentamente, a costruirmi una coscienza in base non solo alle fonti antiche, ma anche in base alla ricerca moderna, quindi agli autori moderni che hanno parlato, ma lentamente, nel corso degli anni, è emerso un ritratto veramente drammatico di questo periodo storico, un periodo che praticamente, detto brevemente, era, diciamo, avvelenato fra due mondi, no? Avvelenato in quel periodo di incertezza che contraddistingueva la prima successione di Augusto, quella di Tiberio, insomma, che causava grande confusione e grande isteria. Sostanzialmente è detto molto semplicemente, una monarchia che non doveva essere una monarchia, certamente aveva la successione come un punto morto, sostanzialmente. Se la monarchia non era una monarchia, allora come può esserci un successore? Se il principato Augusteo,
non deve essere una monarchia, la questione della successione non può essere istituzionalizzata. Scusate, balbetto un pochino, ma questo è un problema che ho avuto sempre. E da questi presupposti, creano tanta confusione, tanta incertezza, tanta ambiguità, che poi questa confusione si riflette molto bene nelle pagine di Tacito, cioè praticamente riflette questa situazione di ambiguità del Principato anche nello stile, anche nel suo personaggio di lezioni, la prima Esode, che Tiberio chiaramente a cui attribuisce questa dissimulazione incredibile. E da questo contesto, questa situazione è veramente tesa, molto tesa, anche se chiaramente con i dovuti distinguo in base alle varie letture, ci sono tutti i presupposti per una storia veramente potente. Questa è una conclusione a cui sono arrivato dopo diversi anni, ma comunque già dall'inizio l'idea di questo personaggio così che emerge e cade, i vari personaggi, le varie personalità, i vari ambienti, le varie azioni, così diventano tutti un affresco d'insieme veramente, veramente fenomenale secondo me. Io mi sono appassionato a questo personaggio ovviamente grazie a Giacomo che me ne ha parlato con una certa passione negli anni 2015-16, finché appunto nel 2016 non abbiamo realizzato un progetto insieme, un film amatoriale su Seiano, e così sono venuto a conoscenza della storia di questo personaggio. All'inizio mi colpì molto perché mi ricordò in un certo senso a grandi linee le storie delle più grandi prese di potere, colpi di Stato, dittature anche recenti, perché appunto questa figura di Seiano veniva vista un po' come una sorta di parvenu che vuole avere sempre più potere fino a rimpiazzarsi, a sostituirsi al principe, quindi al capo dello Stato. E quindi diciamo questa attinenza mi aveva suscitato un particolare interesse. Ma poi con il corso degli anni, andando approfondendo sempre di più queste vicende, mi sono appassionato naturalmente a tutta la vicenda, ma in particolare ai personaggi sia di Seiano, ma soprattutto in realtà di Tiberio, perché diciamo il personaggio di Tiberio mi ha colpito molto sia per la sua storia che per alcuni risvolti del suo carattere che vengono tratteggiati dagli storici, che trovavo avere una certa attinenza anche con il mio di carattere. Quindi per tutti questi motivi poi ho cominciato a produrre degli scritti in cui parlavo appunto della storia di Seiano, di Tiberio, in cui facevo giocare un po' questa vicenda, la vedevo sotto diverse luci, sotto diversi punti di vista. Detto questo, non ci resta che parlare dei nostri prodotti, delle nostre opere, insomma, che integrano, se vogliamo, quanto detto fino adesso, perché appunto sono una narrazione degli eventi che hanno portato all'ascesa di Seiano e poi conseguentemente alla sua caduta. L'opera che ho scritto io è un romanzo appunto storico, che aveva diciamo come proposito quello di dare una lettura originale e diversa. Ovviamente io mi sono preso molte licenze perché giustamente ho dato interpretazioni personali per alcuni fatti, o più che altro il punto di vista che ho voluto dare è quello appunto dei personaggi di solito più denigrati, cioè appunto Tiberio e Seiano, cercando in qualche modo di giustificarli. Mentre Giacomo invece ha scritto un'opera teatrale, no? Sì, beh, ho provato. È un'opera che in realtà sta ancora in gestazione, lo sto scrivendo dal 2016 circa, però continuo continuamente a modificarla perché devo cercare di renderla più coerente possibile con le mie idee, che poi si evolvono anche queste col tempo, quindi alla fine si evolve anche l'opera col tempo. Nella mia opera in realtà Tiberio e Seiano sono coprotagonisti sostanzialmente, ed è una storia veramente complessa, nel senso, allora, non c'è l'idea che Seiano sia questo incredibile, iperpotente ministro e Tiberio sia un recluso totalmente. Seiano indubbiamente influenza la politica di Tiberio e diventa sempre più potente. Ma Tiberio non è mai uno che se ne va da Roma e smette di importarti, se ne sbatte proprio in francese. Semmai Seiano è sostanzialmente un illuso. Seiano prova, crede di essere presente al comando, sostanzialmente di avere il potere, sostanzialmente, come in realtà le fonti stesse implicano abbastanza schiettamente, Tiberio aveva sempre il controllo della situazione. Infatti dopo le prime cautele non ha avuto, la caduta di Seiano è giunta abbastanza repentinamente da questo punto di vista. Quindi ci sono Seiano e Tiberio che provano a manipolarsi a vicenda, è una sorta di scontro frustrante fra detto e non detto, mentre si sviluppano attorno alle varie vicende storiche. Io ho cercato di attenermi sia alle fonti sia alle letture moderne delle fonti, quindi ho cercato di fare un misto, aggiungendo, togliendo, insomma, ho cercato comunque
ho rispettato la narrazione di Tacito sostanzialmente, con l'aggiunta di dettagli dalle varie fonti secondarie, da cui i tre storici e il biografo, e i tre autori che ho citato prima, più altre fonti secondarie come ad esempio Plinio il Vecchio oppure Seneca. Insomma, ho integrato anche con altre fonti, e insomma si crea una sorta di conflitto quasi silenzioso interiore, in un momento in cui il Principato è una cosa, è un'istituzione confusa e ricca di tensioni sostanzialmente. La peculiarità di queste opere che abbiamo scritto, appunto, questa, dare questa lettura anche, se vogliamo, personale a questi eventi. E nel mio libro un tratto che ho evidenziato molto è stato il mondo interiore, cioè ho cercato di fare un distinguo, di creare un parallelo tra gli eventi che avvenivano, diciamo, nella politica romana e gli eventi invece che avvenivano, diciamo, a livello anche psicologico, per esempio in Tiberio o anche negli altri personaggi. Ho cercato di scandagliare un po' più a fondo nelle menti dei personaggi e di cercare di capire come mai certi eventi potessero essere avvenuti, come mai per esempio Tiberio si fosse ritirato improvvisamente da Roma, o anche altri comportamenti, per esempio Seiano, come mai viene descritto come una persona così tanto ambiziosa, che cosa aveva di particolare. E ogni personaggio cerco di darne un particolare risvolto, una particolare lettura della sua natura, diciamo, psicologica, della sua natura interiore, che ho cercato di rendere coerente con tutto quello che scrivo. Poi ovviamente tutte queste letture, tutti questi risvolti, questi profili sono frutto ovviamente della mia immaginazione, sono tutta farina, quasi tutta farina del mio sacco. Cioè, ovviamente mi sono rifatto alle narrazioni che ne fanno gli storici, sia dei personaggi che degli eventi, però naturalmente ci ho messo molto del mio per riuscire nel mio intento, che era quello di cercare di giustificare le azioni così duramente criticate di Tiberio e Seiano. Io ho scritto quest'opera, ma non è niente di pretenzioso, ho voluto mettere anche in versione drammatica quello che le varie visioni storiche. Io allora ho evitato di fare una lettura apologetica di qualunque personaggio, cercavo di dargli dignità a tutti, dare dignità a Tiberio, a Seiano, a Agrippina, a tutti quanti. Purtroppo io ho notato spesso che quando si scrive un romanzo storico oppure un'opera teatrale, si tende spesso a calcare la mano sul personaggio per dargli molta più dignità di quanto ne avesse nelle fonti storiche, alle spese degli altri personaggi, che invece vengono ridotti molto sciattamente a delle macchiette, a dei personaggi senza spessore. Tipo, ci sono diversi romanzi con questo succede, mi viene in mente ad esempio il romanzo di Robert Graves, Io Claudio, che allora indubbiamente grandissimo romanzo dal punto di vista letterario, questo Non ci piove è un romanzo veramente spettacolare. Il problema è che in questo romanzo Claudio è veramente letto con una visione iperapologetica, iper edulcorata, diciamo, mentre molti altri personaggi vengono ridotti a delle macchiette sostanzialmente. Quindi ho cercato di evitare di fare una cosa, chiaramente io non sono Robert Graves, non lo sarò mai Robert Graves, quindi da questo punto di vista non posso neanche lucidargli una scarpa, però a punto di vista personalissimo, ho cercato di evitare questa cosa, specialmente perché ho voluto dare un po' di dignità a tutti, insomma, i personaggi, anche a tutte le loro motivazioni, fermo restando che chiaramente Robert Graves è un altro pianeta, per me sono un misero scribacchino naturalmente, però una visione personalissima, umilissima e personalissima visione naturalmente. Questo mio libro lo considero la mia opera, diciamo, letteraria più compiuta, perché è stato l'ultimo libro che ho scritto e perché sono riuscito a condensare molte delle mie idee e proposizioni che avevo sparso in altri libri che ho scritto. Chi ha visto il mio video su Dante saprà che io scrivo comunque, ho scritto diverse cose nel passato, sia poesie che libri, quindi io considero questo libro qui la mia opera più compiuta, almeno per il momento, perché sono riuscito appunto a condensare diversi aspetti e perché quest'opera, a differenza di altre opere che avevo scritto, è un romanzo e quindi si finge in un'altra realtà, non è per esempio un racconto autobiografico, una poesia che comunque ha
parla di situazioni magari che possono essere personali, ma appunto è un romanzo, quindi si viene trasportato direttamente in un'altra realtà. C'è un po' di finzione, c'è una storia che viene costruita, c'è un inizio e una fine, c'è tutta questa dinamica che lo rende qualcosa di più interessante alla lettura che non una semplice redazione di fatti oppure di emozioni. E quindi proprio per questo mi piace, perché sono riuscito a compensare questa dimensione della finzione con tutti gli elementi che ero riuscito a mettere nelle mie opere precedenti. E in particolare una cosa molto interessante che vorrei qua sottolineare è che in questo romanzo io sono riuscito a mettere molti degli aspetti che riguardano me in realtà, molte delle cose che riguardano come sono io, insomma. E in realtà in un modo che fa un pochino riflettere, anche un po' spaventare, sono riuscito a predire alcuni eventi che poi sarebbero successi nella mia vita qualche mese dopo che li ho scritti lì sopra. Questo, insomma, per rimarcare il fatto che comunque dentro ci ho messo molti degli elementi che in realtà fanno parte di me, sia appunto per esempio il personaggio di Tiberio, molti tratti gli ho dato dei pensieri che sono dei miei, anche agli altri personaggi, ma soprattutto a lui, perché in lui riconoscevo questo aspetto caratteriale che, se vogliamo, è anche mio, dell'essere un po' esitante, di rimuginare, pensare molto alle cose, cercare di, almeno così l'ho delineato io come personaggio, di costruire bene tutta la politica, di gestirla un po' dall'alto come se fosse una macchinazione da rifinire in tutti i dettagli per evitare che succeda il peggio, appunto, dal punto di vista politico. Quindi gli ho dato queste sfaccettature. Anche agli altri personaggi ho messo delle mie caratteristiche, soprattutto a Tiberio, e quindi appunto come esempio è valido. E insomma, questa è la riflessione che volevo fare sulla mia opera. Beh sì, indubbiamente Filippo ha ragione. Insomma, Tiberio è un personaggio dal carattere, cioè, secondo una definizione famosa, insomma, Tiberio scoraggia gli storici, ma può dare una pista agli artisti letterari oppure poeti con cui si possono identificare. E questo è ovviamente vero, anche perché io di Tiberio ho voluto rispettare il carattere che emerge dalle varie fonti, molto incrociato, elaborato, cioè, ho voluto rispettare molto il suo carattere, quindi dandogli anche i tratti più sgradevoli delle personalità, appunto, no? Ho voluto fare una lettura apologetica, insomma, ho voluto renderlo anche più un personaggio tutto tondo. Ma ho voluto anche un po' riflettere certe mie idee, perché in Tiberio io vedo un personaggio delle sfumature psicologiche, drammatiche e caratteriali assolutamente immense, tanto è vero che io appunto al collo, qua, non so se potete vedere, ho una collanina con una moneta veramente finta di Tiberio, così lo uso come tipo protettore, diciamo, si fa per ridere. Però sì, esattamente, Tiberio è un personaggio che dalle fonti potrebbe emergere come tre o quattro persone diverse, veramente incredibile, fenomenale dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista delle sfumature. E quindi indubbiamente, cioè, nessuno storico antico è riuscito a capirlo bene e neanche noi moderni riusciamo a capirlo bene. È un personaggio che rimane molto sfuggente, non possiamo cercare di costruire il suo pensiero, la sua persona, in modo più imparziale possibile. I storici antichi, Dione molto banalmente diceva, aveva virtù e vizi, li seguiva a prescindere dagli altri, in modo abbastanza anche realistica, ma pure abbastanza bland, senza un'elaborazione sostanzialmente. Noi cerchiamo di ricostruire un affresco psicologico immenso, e in questo affresco psicologico ci ho voluto inserire alcuni tratti che mi sembravano anche vicini alla mia persona, indubbiamente. Quindi, indubbiamente, Tiberio domina su Seiyano, nel quello che ho scritto io, perché Seiyano pure è un personaggio ricco, complesso, cioè, almeno cercato di dirlo così, magari non è così, però io ho provato, almeno apprezziamo almeno il tentativo, ci ho provato. Quello che dico, chiaramente, tutto lineo, tutto quello che ho provato a fare, magari quasi sicuramente uno schifo, però intanto ho provato, quindi le mie intenzioni erano queste, diciamo. Poi quello magari veramente un'opera che non vale niente, anzi, probabilmente è così, quindi è pace che dobbiamo fare. Però anche lì un casino ha provato una personalità più complessa, non semplicemente il cattivo che emerge dalle opere di Tacito, che è un altro di Monstrum nelle opere di Tacito,
Anche lì, però, Tiberio aveva più dei tratti, forse che sentivo più affini ai miei dal punto di vista proprio, appunto, anche quello detto Filippo, insomma, tanti caratteri molto simili anche appunto a quelli che avevo io, e quindi ho voluto dargli molte sfumature anche personali, anche comunque si vede nelle fonti, perché è veramente questo un affresco gigantesco di umanità impressionante. Vi ringraziamo per aver visto questo video. Se vi va, seguite Giacomo su Instagram, La Grotta di Tiberio. La Grotta di Tiberio. Pubblico passi di opere oppure anche materiale archeologico relativo alla figura di Tiberio. E beh, se il video vi è piaciuto, naturalmente lasciate un mi piace, commentate. E se non vi è piaciuto, mettete un mi piace e commentate un commento arrabbiato. Insultateci. Non vi preoccupate, presto torneranno video sulle strade di Roma. Sto preparando già due video, quindi non tremiamo sotto questo aspetto. E aspettatevi però altri video, magari non per forza come questo, però così, o dei vlog o delle cose, parlo di fatti personali o comunque di riflessione, un po' come i primi video che avevo fatto. Se rimanete sintonizzati, insomma. Esatto. Iscrivetevi se questi contenuti vi interessano e niente, noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Belli.